Buongiorno ragazzi e buona festa della Befana. Oggi si festeggia la nostra cara e vecchia amica Befana. Sì, proprio lei. Per me è sempre stata una festa un po' triste perché coincideva col ritorno a scuola, il giorno dopo si sarebbe ritornata a scuola, coincideva col fatto di disfare l'albero, spegnere le luci e quella magia del Natale sarebbe sparita e sarebbe tornata solamente l'anno successivo. Ora, spero che voi non siate tristi per la festa della Befana, ma nel caso lo foste, ci sono qua io per rallegrare. Ma prima cerchiamo di essere un po' più natalizi. Adesso vi racconterò fun fact a tema Befana. Siete pronti a cominciare? Primo fun fact a tema Befana. Davvero davvero curioso. La Befana è una festa unica. Infatti fino al 300-350 d.C. il 6 gennaio era l'unico giorno di festa. Non c'era Natale. E proprio il 6 venivano festeggiati insieme la Natività e la manifestazione, ovvero Epifania, di Gesù. Quindi fino al 350 d.C. niente Natale, ma solo Befana. Secondo fun fact di oggi. Lo sapete com'è nata la leggenda della Befana? Se non lo sapete, ecco qui com'è nata. La leggenda vuole che i re magi che si stavano recando a Betlemme per rendere omaggio a Gesù bambino, incontrarono lungo la strada una vecchietta. Vedendola così sola, la invitarono a seguirli per andare insieme dal re dei re. Ma la vecchietta rifiutò, salvo poi pentirsi in seguito. Cercare di riparare non fu facile per lei, dal momento che non sapeva come trovare la stalla in cui era nato il piccolo. Per questo motivo, ad ogni bambino che incontrava lungo la strada, lasciava dei dolci e dei doni, sperando che uno di loro fosse quello di cui le avevano parlato i re magi. Grazie Befana per la tua generosità. Terzo e ultimo fun fact a tema Befana di oggi: il carbone e il suo significato. Il periodo natalizio, come racconta la storia, tra dicembre e gennaio era un momento difficile per l'agricoltura. Dunque l'imperatore Aureliano aveva dato via al Sol Invictus, ovvero la festa del sole, il giorno 25 dicembre e per 12 giorni, cioè fino alla notte del 6 gennaio, veniva lasciato bruciare un tronco di quercia. Il carbone scaturito avrebbe portato fortuna per il nuovo anno. Quindi il carbone della Befana lasciato nella calza non ha un significato di essere cattivi, ma di tanta fortuna. Se oggi riceverete del carbone, ricordatevi che avrete tanta fortuna per questo 2022. Ve lo garantisco io, ma soprattutto ve lo garantisce la nostra amica Befana. Prima di chiudere e augurarvi buona Befana, vi lascio una pillola extra. Dove vive la Befana? La Befana si ipotizza viva tuttora a Betlemme, possibilmente in un piccolo villaggio, in una casetta con tanti animali da compagnia. Con il loro aiuto prepara le sorprese dolci destinate ai bambini. Spero che questo video a tema fun fact sulla Befana vi sia piaciuto, vi abbia divertito e vi aiuti a passare una dolce giornata. Il video di oggi finisce qui. Vi chiedo di mettere like se il video vi è piaciuto, vi ha incuriosito. Vi chiedo di commentare se sapete qualche altro fun fact o cosa strana sulla festa della Befana. Chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Sarebbe un dolcissimo regalo per me per la Befana la vostra iscrizione. E noi ci vediamo lunedì 10 gennaio con il prossimo video.